Beh, è importante avere però buoni giocatori, una squadra unita, dei ragazzi che hanno grossissime motivazioni. Ed è stato un anno perfetto. Quest'anno sappiamo che ci sarà da soffrire, ma siamo pronti. L'essere era dato 5.001, si ha sbeffeggiato un po' tutti. Se lo sapevamo, scommettevamo, no? Senta, un ricordo della sua parentesi in Calabria, ovviamente? Ma ricordo 8 anni splendidi, 3 di B, dove uno abbiamo perso lo spareggio il primo anno, 2 li abbiamo vinti, e 5 anni di Serie A, per cui sono stati 8 anni meravigliosi. Claudio Ranieri, signorilità, educazione, ma anche tanto carattere. Beh, quello sempre, se no non ce la fai, non ce la fai a sopravvivere, perché nella vita, ma non soltanto nello sport, arrivano sempre bastonate, se sei forte riesci a superarle. Come possono le squadre calabresi emulare il Leicester? Un consiglio da Ranieri? No, consiglio nulla, sono contento del Crotone, ha fatto un grandissimo campionato, gli auguro di restare in Serie A, e al Catanzaro, alla Regina, di riprendersi, di stare uniti con i loro presidenti, perché tutto si può ottenere quando c'è un'unione di sentimenti e di volontà. Grazie. A parte Conte, che ci si chiama subito di più? No, ce ne sono tantissimi italiani bravissimi, per cui abbiamo un'ottima scuola. Di consigli non ne dà l'Italia, un augurio ai ragazzi che giocano invece? Ma un grosso in bocca al lupo, questo è scontato. Senza umiltà non si va da nessuna parte. No. Meno stranieri, è d'accordo su questo principio? Meno stranieri dove? Nei vari campionati. Ma se vogliamo far risollevare il calcio italiano, meno stranieri sarebbe l'ottimo. Io sempre nelle mie squadre cerco di avere più giocatori di casa. Quando sono stato in Italia ho cercato di avere più giocatori italiani, in Spagna più giocatori spagnoli, in Inghilterra, in Francia, sempre così, perché credo che sia importante avere uno zoccolo duro, e lo zoccolo duro te lo possono dare soltanto i giocatori. Un'identità. Sì. Un giocatore italiano? No, parlo soltanto di queste piccole cose. Un giocatore italiano che in un mondo ideale le piacerebbe avere? No. No. È un clima meraviglioso, io sono emozionatissimo, non riesco neanche a capire perché, ma mi sta prendendo veramente dentro questa manifestazione, questo fatto di ricevere Claudio Ranieri nella mia città, che credo sia anche la sua città, per come ha dimostrato di amarla. Credo che tutta la città lo abbia amato negli anni 70, abbia amato tutti quei calciatori che portarono il Catanzaro agli allori nazionali, e oggi questo affetto la città lo dimostra nei suoi confronti, ma lui ha contraccambiato tantissimo quest'amore che ha ricevuto da questa città, perché non è da tutti pubblicizzare il Catanzaro e la città di Catanzaro nel campo del Leicester City.